Salve a tutti e bentrovati su Wesa Channel. Oggi parleremo dell'esistenza di Dio, una questione di madornale importanza e sorprendentemente trascurata nel dibattito pubblico. Oggi l'influenza delle religioni, dai tre monoteismi medio orientali, Islam, cristianesimo, ebraismo, fino a tutte le altre forme di pensiero religioso e di religiosità, oggi questa influenza è potentissima nella vita pubblica, dal terrorismo di matrice integralista fino alle discussioni sulla bioetica, sulla solidarietà, sull'economia. La religione e le sue argomentazioni, i suoi precetti, diversi, no? A seconda dei vari culti, è dappertutto. Eppure non si parla mai di quella che dovrebbe essere e che è la premessa di qualunque forma di religiosità, cioè l'esistenza di Dio, o, se non stiamo parlando proprio di quei monoteismi, del metafisico come minimo. È una questione importante e sorprendentemente trascurata e sorprendentemente semplice. E per questo ci faccio un video su YouTube. Facciamo finta che io sostenga questo. Dio esiste. Dio esiste è quello che possiamo chiamare un predicato esistenziale. Cioè X esiste, una cosa esiste. E come diceva Carnap, un predicato esistenziale può essere soltanto dimostrato, ma non può essere falsificato. Usciamo dalle paludi della logica per dire che se io dico che la tal cosa esiste, tu non lo puoi smentire perché non potrai mai con la tua osservazione esaurire l'esperibile. Mentre io, se voglio, te la posso mostrare e ti posso far vedere che quella cosa esiste. Quindi pensate alla storia di Dio e della scienza, com'era considerato e come si pretendeva che fosse Dio qualche secolo fa e oggi. Man mano che la lente di ingrandimento della scienza è andata ad indagare dove non si pensava che sarebbe potuta arrivare, man mano a Dio gli si è sempre fatto fare un passo indietro, lo si è sempre spostato dietro il prossimo angolo, finché sostanzialmente non si è detto ma no, Dio comunque non lo potrai osservare con gli strumenti sensibili, rischiando di trasformare Dio in una metafora, ma niente di più blasfemo di considerare Dio una metafora, fate attenzione. Quindi, neanche la scienza può dire che Dio non esiste. Non lo possiamo dire, ma coloro che sostengono che Dio esista possono fare una cosa molto semplice, ce lo possono mostrare. Non voglio nemmeno usare il termine troppo forte e troppo legato alla matematica di dimostrare. Possono, con delle buone ragioni e dei buoni argomenti, e l'ostensione, cioè farcelo vedere, sarebbe uno di questi, ma non importa, persuaderci di buon senso che Dio esista. Ma vi risparmio la fatica, è inutile che vi sforziate troppo, e questo lo fanno i filosofi, i pensatori in generale, da Tommaso d'Aquino fino a Gödel. Nessuno ci è mai riuscito, nessuno ha mai trovato dei buoni argomenti che non siano facilmente, questi sì, confutabili, a favore dell'esistenza di Dio. Basti leggere i dialoghi sulla religione naturale di Hume, pubblicato da Einaudi, un testo del 1700, che risolve l'argomento, ed è vecchio di qualche secolo. Quindi, di che cosa stiamo parlando? Veniamo al punto. Stiamo parlando di un dogma. L'esistenza di Dio è evidentemente un dogma, o di qualche forma di metafisico, se pensiamo ad altre forme di religione non monoteista. Questo dogma fonda un sistema di pensiero, un albero di Porfirio di altri dogmi, pensate alla religione cattolica e a tutti i suoi dogmi ufficiali, e se non credete anche solo a uno di questi non siete veri cattolici, attenzione. E fonda naturalmente delle istituzioni che oggi hanno, e da tanto tempo, hanno un immenso potere politico ed economico. Ma tutto si basa su questo dogma. Dio, chiamatelo come volete, esiste. È un dogma perché non può essere dimostrato, non ci si può argomentare a favore. La fede è un dono, o ci credi o non ci credi. Non lo puoi vedere, lo devi vedere con il cuore, sapete tutti questi paradossi, no? Credere in Dio è qualcosa che devi fare. E Dio è vero a prescindere. Dio è vero perché è vero. Eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo non avrebbe nessuna implicazione se rimanesse nel foro interno di una singola persona. Ma naturalmente se ne stiamo parlando è perché non è così. La religione e il pensiero dogmatico diventano un problema nel momento in cui sono pubblici, sono condivisi con le altre persone. Perché è un problema? Perché il dogma, da un punto di vista dell'argomentazione, cioè della discussione, no? Delle persone tra di loro e del costante lavoro di attribuzione di senso e di significati che è la nostra vita sociale, il dogma è un atto di violenza e di disonestà intellettuale. Nulla è più disonesto intellettualmente di sostenere la verità di qualcosa che non sappiamo sostenere. Che c'è di peggio, no? E nulla è più violento
di ritenere che il nostro interlocutore debba credere a ciò in cui noi crediamo. Perché quando noi ci avviciniamo ad una discussione, qualunque tipo di discussione possiamo immaginare, noi dovremmo, se fossimo intellettualmente onesti, credere naturalmente in ciò in cui noi crediamo, ma essere pronti, se ci viene mostrato che abbiamo torto, a dare ragione al nostro interlocutore, e dovremmo sperare che il nostro interlocutore sia pronto a fare lo stesso. Ma se nella nostra forma mentis, nella nostra visione del mondo c'è un dogma, e avete già capito che dogma si può usare anche ben fuori dalla religione, seppur in modo leggermente improprio, ma rimaniamo in ambito religioso. Se nella nostra mente c'è un dogma, vuol dire che noi ci avviciniamo al nostro prossimo, cercando di convincerlo, di persuaderlo, di discutere insieme a lui, però sapendo che noi abbiamo ragione, noi abbiamo la verità, e sarà il caso che lui ci creda, perché se non ci crede ha torto. Questa non è una discussione, questo non è un dialogo. Si parla tanto di dialogo fra le religioni, dialogo fra scienza e religione, ma è un dialogo che non è un dialogo. Non c'è nessun dialogo possibile fra il pensiero scientifico e il pensiero religioso, perché il pensiero religioso non può intrinsecamente recedere su alcuni punti che sono appunto dogmatici, mentre il pensiero scientifico la vede in modo molto diverso rispetto a questo. Nessun pragmatismo è possibile attraverso il dogmatismo. E il pragmatismo è quella cosa che ci consente di oscillare tra assoluto e relativo e stare sulla soglia che è risolvere di volta in volta i problemi pratici che ci si pongono. Il dogmatismo è quindi una forma di violenza argomentativa, perché squalifica l'interlocutore non dogmatico considerandolo sostanzialmente un infedele, se non addirittura un blasfemo, e a priori attribuisce alla nostra visione delle cose, o comunque a quel nostro caposaldo, un valore assoluto ed incontrovertibile, che non sappiamo però sostenere in nessun modo, per dimostrare il quale non abbiamo ragionamenti, ma soltanto il principio autoritario della verità a priori. Questa violenza del ragionamento, questa squalifica di chi non crede, squalifica intellettuale, quando in realtà squalificato intellettualmente è il dogmatico semmai, ma lasciamo perdere, può generare anche un altro genere di violenza, che è la violenza vera e propria, la violenza pratica. Non è necessario, non c'è un'implicazione logica tra queste due cose, non c'è un determinismo. Un dogmatico non è necessariamente un violento, il dogmatismo non genera necessariamente violenza, ma sicuramente la violenza si fa forte del dogmatismo. Se io intervengo in qualunque questione usando la violenza, e questa volta sto parlando di violenza fisica, significa che c'è qualcosa che io ritengo non più negoziabile, e così e basta, e ora te lo dimostro con il pugno, o con lo sparo, o con il missile. Dove finiscono le buone ragioni, diceva Bobbio, allora inizia la violenza, è lì che inizia la violenza. Lo diceva nell'introduzione al trattato dell'argomentazione di Perelman e Taiteka, lettura che vi consiglio. Dove c'è il dogma, Dio esiste, e così e basta. Il dogma numero uno, se ci pensate. Dove c'è il dogma, lì finiscono le buone ragioni. Ed inizia, eventualmente, la violenza. Sicuramente è già una violenza, tra virgolette, una violenza argomentativa. Tutto questo ha delle implicazioni molto importanti a livello di vita sociale, perché tutti noi abbiamo costantemente un bisogno di senso, di sensatezza, di dare un significato alla nostra vita, e darci un significato attraverso l'accontentarsi di un approccio pragmatico è una delle cose più difficili, richiede una grandissima maturità. È molto più facile credere in una verità rivelata che ci viene consegnata, già confezionata da qualcun altro. Non dobbiamo più essere critici nei confronti di ciò che abbiamo intorno, ma dobbiamo semplicemente applicare alla realtà un dogma sempre vero. È più complicato di così, ma avete capito cosa intendo. Per questo funziona. Perché funziona la religione? Perché funziona il dogmatismo? Perché le persone credono che Dio esista, anche se nessuna di loro ha la capacità di argomentarci a favore? Perché riempie un vuoto, lo riempie in un attimo. Lo riempie facilmente, ti risparmia la fatica di tutta una vita per certi versi. E quindi è molto semplice poi vedere il grande successo, no, di questa cosa. Naturalmente abbiamo parlato del parlare con gli altri, del convincere gli altri. Sappiamo che per moltissime religioni l'evangelizzazione, portare la parola di Dio, è un principio cruciale. Bisogna convertire gli infedeli, quando non bisogna direttamente salvarli uccidendoli, come pensa qualcuno. Sono tutte cose molto pericolose, perché la conversione dovrebbe essere un dialogo, ma che dialogo c'è con chi porta con sé la verità? C'è dialogo soltanto quando chi entra nella conversazione, nella discussione, pur credendo a ciò in cui crede, è disposto
a cambiare opinione. È pronto a rivedere le proprie posizioni se sarà necessario, se sarà il caso. Quindi voi capite che l'esistenza di Dio è davvero una questione primaria. E così è un problema che non è un problema. Da un punto di vista del ragionamento lo si risolve, come avete visto, in un attimo. Filosoficamente io non ho questo problema, ma ce l'ho socialmente, ce l'ho intorno a me. Soprattutto per come dice, perché lo vedevamo prima, come abbiamo accennato, il dogmatismo molto facilmente esce dall'ambito religioso, che però lo fonda e lo porta ad esempio. Il dogmatismo diventa un modo di essere. C'è chi ha i dogmi valoriali, su certi valori non si recede, sono sempre veri e sempre validi, non contano i contesti. C'è chi ha dogmi estetici, quella cosa è bella e quella cosa è brutta. C'è chi ha dogmi di qualunque tipo, essere dogmatici è anche tifare per una squadra di calcio piuttosto che un'altra. Il dogmatismo è un modo di pensare che si è ben esteso al di fuori dell'ambito religioso e che è sempre foriero di una violenza. Può essere una violenza piccolina, semplicemente essere delle teste dure che non cambieranno mai opinione e che quindi che cosa ci parli a fare con loro. Oppure può anche diventare una violenza vera, perché poi una testa dura, a forza di vedere che la realtà è malleabile e non ha nulla a che vedere con la durezza della sua testa, possono anche girargli le palle. Capite cosa voglio dire? Quindi Houston, abbiamo un problema.